Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono sempre NeoGeo82. Vi faccio una domanda: quanti di voi sono fan della saga di Silent Hill? Ah, vedo molte mani alzate. Bene, vi faccio anche un'altra domanda: secondo voi qual è il capitolo migliore della serie? Oh, certo, Silent Hill Homecoming. Perché, come Homecoming? Ma scusa un attimo, ma che immagine hai messo? Doveva essere Silent Hill 2? Ah, vatti a fidare te dei delfini. Vabbè, Silent Hill 2, eccolo qua. Questo gioco è veramente amatissimo da tantissima gente, da tutti i fan di Silent Hill e non solo. E infatti su internet fiocca letteralmente di omaggi, fan art e altre cose su Silent Hill 2. E l'omaggio più curioso a questo gioco è sicuramente quello di Jasper Byrne, che nel 2008 si è prodigato addirittura a farne un remake, ma non un remake normale, un remake a 8 bit. Infatti, Soundless Mountain 2 si tratta appunto di un remake di Silent Hill 2, fatto appunto a 8 bit con la grafica tipica della console Nintendo 8 bit che tutti noi bene conosciamo. Questa esperienza è stata molto interessante per Jasper, tanto che ha deciso anche di imbarcarsi in un altro progetto e creare una sorta di Silent Hill suo personale. Stiamo parlando appunto di Lone Survivor, un gioco che ha richiesto ben 4 anni di sviluppo. Sviluppato solamente da Jasper Byrne, è uscito questa primavera su Steam e altre piattaforme online a pagamento. Il gioco è veramente molto interessante perché si tratta, come vedremo, appunto, di una sorta di Silent Hill apocrifo. Le meccaniche sono praticamente quelle di un survival horror, solo che stiamo parlando di un gioco in 2D con grafica a 8 bit. Benissimo, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a dare un'occhiata a questo interessantissimo gioco, grazie all'aiuto anche del nostro amico Luca, Cavaliere Oscuro Massari. Il gioco prende il via da degli appartamenti abbandonati, il che lo collega spiritualmente a Soundless Mountain, visto che esso finiva proprio nel punto in cui James arrivava agli appartamenti Woodside. Mutando buona parte delle meccaniche proprio da Soundless Mountain 2, Lone Survivor sfrutta un engine bidimensionale che, però, pur offrendo un'esperienza a scorrimento, non si fa mancare nulla. Siete un ragazzo rimasto bloccato all'interno del proprio palazzo, con l'impossibilità di aprire la finestra della propria stanza per raggiungere il mondo esterno. Se vi ricorda qualcosa, avete evidentemente giocato al quarto capitolo di Silent Hill. L'unica cosa da fare quindi, sfidando l'ipotetica epidemia che ha portato la razza umana sull'orlo dell'estinzione, è quella di imbarcarsi in una ricerca tra varie stanze del palazzo, sperando di incontrare qualche superstite o, almeno, di portare un po' di cibo a casa. Uno degli elementi innovativi del gioco, infatti, è proprio la necessità di cibarsi ad intervalli più o meno regolari, sia per essere più efficienti nelle varie fasi esplorative, sia semplicemente per curarsi. Ogni pietanza ha la propria energia nutritiva ed alcuni cibi potranno essere combinati tra di loro per risultare più utili, oppure cucinati grazie a una pentola presente nel cucinino del vostro appartamento. Prima però dovete trovarlo, ovviamente. Anche dormire servirà allo scopo, risultando un'azione molto più utile del previsto. Nel gioco infatti potranno essere rinvenute delle droghe dai vari colori che, una volta assunte, vi permetteranno di accedere a determinate sequenze oniriche, al termine delle quali otterrete benefici vari, come nuovo cibo, oppure munizioni e pile. L'utilizzo smodato di tali pillole però andrà direttamente a influenzare il finale del gioco. Infatti ce ne sono diversi e muteranno anche a seconda delle side quest completate, del totale di nemici uccisi e così via. Il tutto verrà riepilogato in una ricca schermata riassuntiva alla fine del gioco. Si è parlato di nemici. Bene, queste creature continuano l'omaggio non troppo celato di Byrne verso una saga che ha raccontato a milioni di videogiocatori di tutto il mondo un modo diverso di suscitare il terrore, grazie appunto ai sottili espedienti psicologici ben diversi dagli orrori visivi ed espliciti di un gioco come Resident Evil. Queste creature sono amorfe e disturbanti, alcune potranno essere abbattute facilmente a colpi di pistola, altre risulteranno più facili da eliminare grazie ai flare, che si troveranno però in un numero assai limitato. Ma spesso l'opzione migliore è quella di nascondersi nelle tenebre e strisciare alle loro spalle, grazie all'opzione di celarsi nelle nicchie presenti lungo le mura dell'edificio. Non mancano comunque situazioni impossibili da risolvere col solo uso della forza, che andranno affrontate con celerità d'esecuzione e fast thinking.
Offrendo una durata di circa 6 ore, Lone Survivor si conferma essere un piccolo gioiellino. La grafica retro, unita ad un gameplay decisamente vecchio stile, che non scende mai a compromessi, contribuisce a portare il giocatore indietro con la memoria, dove per suscitare terrore bastavano 4 pixel uniti da una tonnellata di buone idee. Pur basandosi essenzialmente su un'impostazione bidimensionale, giocando non si avverte mai la sensazione di manchevolezza. Anzi, la non presenza della terza dimensione, vista anche la planimetria degli appartamenti, ne guadagna in atmosfera, offrendo ambienti asfittici e labirintici. Se Silent Hill Downpour vi ha deluso, se vi siete sentiti male solo a vedere il gameplay di Dead Space 3, se siete in astinenza di titoli simili a Clock Tower, provate Lone Survivor, non ve ne pentirete. Bene, popolo di YouTube, questo era Lone Survivor. Vi ricordo che questo gioco è disponibile su Steam a una cifra abbastanza accattivante. È stato disponibile anche in diversi bundle. Se non l'avete preso, fatelo. Se l'avete preso e non ci avete ancora giocato, fatelo, perché è veramente un gioco che merita tantissimo. E se siete anche curiosi di giocare a Soundless Mountain 2, cioè il remake che ha preceduto questo gioco, ho incluso nella descrizione il link per scaricarlo gratuitamente. Bene, ora la recensione è finita, possiamo tornare al nostro riposino, insomma a fare un riposino nel nostro appartamento, completamente da soli perché la città è d'agosto e quindi è vuota e siamo da soli in appartamento con il buio. E mi aspettate un secondo che faccio una chiamata, scusate, chiedo scusa, la faccio subito. Pronto mamma? Ciao, senti, che ne diresti se stanotte venissi a passare lì da voi? No, sai perché, sta sempre qui solo, sai, non è sempre il massimo. E magari, senti, quella lampadina che usavo quando ero piccolo per dormire la notte, che sennò c'era troppo buio, c'è ancora? No, perché... Ah sì, ci guardi, aspetta un attimo. Grazie proprio YouTube, grazie per aver visto la nostra recensione. Ci vediamo la prossima volta, E tu mi raccomando, la prossima volta non mi rovinare la recensione. Grazie. Ah sì sì, quella con le stelline, sì, quella che proiettava le stelline sul muro, c'è ancora? Sì, no, che mi interesserebbe.